Ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Gullà. Prosegue senza intoppi la preparazione del Palermo a Siviglia in vista della sfida esterna di domenica 13 gennaio a Genova contro la Sampdoria. Il Palermo va avanti a forza di doppie sedute, anche ieri la squadra rosanero si è allenata sia di mattina che nel pomeriggio. Clima mite, disteso in casa a Palermo per ritrovare serenità e concentrazione. Francesco Guidolin lavora sia molto sulla parte atletica che tattica. Il tecnico di Castelfranco Veneto ha recuperato anche il portiere Alberto Jimmy Fontana, che sarà quindi a disposizione per la gara contro i blucerchiati. Ieri partitella in famiglia, domani invece amichevole contro la formazione riserve del Betis. La squadra adesso ha una precisa identità, parola del centrocampista Fabio Simplicio, che con il ritorno in panchina di Francesco Guidolin ha ritrovato smalto e brillantezza. La squadra adesso è c'è un'identità. Prima avevo un po' paura di sbagliare questa cosa, adesso la squadra è un po' più serena, un po' più tranquilla e forse ha cambiato quello. E poi la squadra sta correndo di più, una cosa che mister Colantuono voleva tanto della squadra, però non è che riusciva a fare quello che voleva mister. Già adesso tutti stanno correndo, tanto che la concorrenza per un posto da titolare è tantissima grande, e questo fa piacere a tutti delle squadre. Ha accompagnato la sua creatura nei primi giorni di ritiro a Siviglia, il presidente Maurizio Zapparini dalla capitale andalusa parla di mercato e del Palermo targato Guidolin. È tornato un allenatore esperto che conosceva la squadra, che l'aveva in mano da 2 anni, per cui la squadra ha ricominciato a credere in se stessa e a ritrovare gli equilibri giusti anche sul campo, perché il modulo che sta facendo Guidolin è del tutto merito suo, è una scoperta che lui ha fatto che secondo me è adattissima alle caratteristiche di questa squadra. Grande partecipazione ieri sera da parte dei giocatori del Palermo presenti allo stadio Sanchez Pizjuan di Siviglia per assistere al derby tra il Siviglia e il Betis. La squadra, che ha affollato la tribuna dell'impianto andaluso, ha accompagnato con calore ogni azione del Siviglia. Assenti solamente in 3, il capitano Andrea Barzagli, l'attaccante Edison Cavani e il centrocampista Marc Bresciano. Per la cronaca, il Siviglia ha sconfitto il Betis per 3-0. Comincia a prendere corpo la lista delle operazioni di mercato che il Palermo attuerà in occasione della sessione invernale cominciata venerdì scorso. Innanzitutto si profila uno scambio di portieri con il Chievo. Squizzi vestirà la maglia rossonera e farà quindi il secondo a Fontana. Aiardi invece approderà la corte di Campedelli. Sul fronte cessioni, Rinaudo dovrebbe andare alla Lazio, Brienza invece al Parma. Probabile partente anche il centrocampista Marc Bresciano, al quale molti club inglesi fanno la corte. Dovrebbe restare in maglia rossonera invece Aimo Diana. Il centrocampista sarebbe gradito dal suo ex tecnico Walter Novellino a Torino, ma il presidente Urbano Cairo non ha intenzione di rinforzare il centrocampo, dando priorità al reparto offensivo. Riprenderà domani la preparazione della Sampdoria in vista della gara di domenica Marassi contro il Palermo. La squadra blucerchiata si è allenata nella giornata di ieri, allenamento a cui non ha preso parte l'attaccante Antonio Cassano, colpito da febbre. Lavoro differenziato invece per Bonazzoli e Caracciolo, che comunque saranno arruolabili per il match di domenica. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.